Primo successo stagionale per il Gela in casa al Vincenzo Presti contro il Lascari Cefalù, 6-0 e primi gol per la formazione che diventerà nei prossimi giorni di Gaspare e Cacciola. Gela che si schiera con Colace in porta, Scozzari e Trentacose sono gli esterni di difesa, Zappalà e Tosto i centrali difensivi con centrocampo formato da Bossa e Sessa, davanti a Cocimano il tridente offensivo formato da Arcidiacono, Ficarrotta e Savasta. Perde palla, attenzione Cocimano, gol! Gol, Gela in vantaggio con Cocimano, palla sventata, attenzione, ancora la girata, e gol! C'è il raddoppio del Gela! Arcidiacono, attenzione, Arcidiacono, Ficarrotta, Ficarrotta col destro! E questo, secondo me, è un gol sbagliato, anzi, non era Ficarrotta, era Sessa! Che c'è un pallone in area di rigore, palla fuori! Occasione per il Lascari Cefalù. Cocimano, Savasta, Savasta, il picchio a cui Savasta, e gol! Palla sul destro, Cocimano, prepara il tiro Cocimano! 4 contro 1, Ficarrotta, Ficarrotta, dribbling and gol! Cerca il dribbling secco, ancora Arcidiacono, Arcidiacono, area di rigore, Arcidiacono, cross, secondo palo e gol, 5-0. Secondo palo, la porta è vuota, il pallone non è entrato, incredibile. In area di rigore c'è il libero, un compagno, attenzione, Cefalù fallisce l'occasione del 5-1, clamorosa, un rigore in movimento, almeno altre 6-7 palle colonite come questa, e c'è un gol bellissimo di Prestia. Gela dunque che torna al successo e torna anche al sorriso dopo un inizio piuttosto balbettante. In panchina c'è Matteo Barresi e Alessandro Bonaffini. Ci voleva dopo una settimana di difficoltà, diciamo tra virgolette, dopo il pareggio della prima partita, era giusto dare una risposta in casa. Già da subito abbiamo dato una grande risposta di squadra, non a livello personale, e dobbiamo continuare così. Sicuramente c'è sempre, non è che non abbiamo faticato, abbiamo cercato di pressarli alti per non rincorrere dietro, ma il campionato è questo, ci sono partite che te lo permettono, partite dove devi faticare ancora di più. Sappiamo che è tosta, sappiamo che abbiamo delle squadre forti in questo girone, ma siamo qui per lavorare. Dal primo giorno sono davvero felice, sicuramente al di fuori da qua si dice altro, ma non mi è mai capitato dall'inizio di stare in un contesto del genere. Davvero una squadra che nei momenti di difficoltà siamo stati sempre uniti.